Il problema è che lui era il Papa e l'interlocutore non era il Papa. Le parole che lui disse in quella lettera Uomini delle Brigate Rosse, che lì per lì non sono serviti assolutamente a niente, però poi nelle vite loro sono parole che sono servite, perché quelle che sono servite sono le parole buone, non sono le parole cattive. Sono le parole che ti richiamano proprio lì, tu sei un essere umano, sei una persona. Quindi non è stato vano quello che lui ha fatto, non era lui che aveva l'obbligo di trovarlo, l'obbligo di salvarlo, l'obbligo di aprire una trattativa, erano i politici, alcuni politici, era il capo del governo, il ministro degli interni, il segretario del suo partito, cioè persone molto, molto precise che avrebbero potuto fare qualche cosa, non l'hanno fatto, non l'hanno voluto fare. Non è che non l'hanno voluto fare, ci hanno provato e è andata male, no, non ci hanno proprio provato nella maniera più astuta. E questo è stato un peccato anche un po' per la cultura politica dei cattolici in Italia. È una cosa che per me è sempre un po' un dispiacere che non sia stata mai presa in considerazione. Il contributo più bello che i cattolici come in politica hanno dato a questo paese è quello spirito della Costituzione per cui al centro di tutto ci sono le persone. Ogni persona è preziosa, ogni persona è unica, noi li vogliamo tutte indietro anche quando vanno le cose più sbagliate nel mondo, noi li rivolgiamo tutti, lavoriamo perché tutti ritornino. E purtroppo in quei 55 giorni invece la stessa Democrazia Cristiana ha ripreso l'idea che la dignità dello Stato era più importante della vita delle persone, mandando completamente a quel paese tutto quello che è stata una cultura così importante sulla quale noi ancora ci basiamo. E io dico che non è stato fatto niente perché non è stato fatto niente. E non è un giudizio polemico, è semplicemente un fatto purtroppo, che vorrei tanto che non fosse avvenuto, ma è avvenuto. Perché se si fosse fatto, proprio dovere. Negativo per il nostro paese sarebbe stata una cosa diversa, non ci sarebbe stata quella ferita come c'è stata, perché alla fine lo sappiamo tutti che l'abbiamo guardato morire senza fare assolutamente nulla, e questo purtroppo è una cosa che pesa sulle coscienze che quella delle persone, tutte le persone, anche le persone normali, cioè voglio dire senza responsabilità, portate a tifare per pro o contro la trattativa, e questo è un peso, cioè, il fatto che non se ne possa parlare non aiuta a liberarsi di questo. Grazie.